ex calciatori del Milan parlano di una squadra in lotta potenzialmente per lo scudetto. De Ketelaere si avvicina all'Atalanta, così come Balotelli al Werder. Intanto Messias va al Genoa. Tutto questo dopo la sigla. Benvenuti a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rossonero TV, è completamente gratuito, basta cliccare sul tasto iscriviti e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan e attraverso le nostre rubriche giornaliere, come la mia alle 14.30, oppure i nostri live del martedì e del giovedì sera, compatibilmente agli impegni del Milan, i nostri pre-post partite e la cronaca di tutte le partite del Milan. Inoltre, alcune dirette e live a sorpresa. Vi ricordo che appunto iscrivendovi e attivando la campanella potete essere sempre aggiornati. Allo stesso tempo potete aiutare il canale sostenendolo tramite abbonamenti, cliccando sul tasto abbonati, andando sulla home page di YouTube di DNA Rossonero TV, clicca abbonati e uscirà una finestra dove ci saranno 7 tipologie di abbonamento a partire da 99 centesimi al giorno, quindi nemmeno un caffè, ormai lo saprete tutti. E ciascuna tipologia di abbonamento vi darà la possibilità di poter, come si può dire, di poter innanzitutto essere dentro la chat di Telegram, una chat esclusiva con me, con Mimmo e con tutti gli abbonati per parlare di Milan 24 ore su 24, fino ad arrivare a poter avere un biglietto gratuito per assistere a una partita del Milan con uno o più di noi. Inoltre vi ricordo che potete lasciare commenti, fare commenti nella chat durante il video e a fine video nei commenti stessi. Partiamo con le notizie di oggi. Dopo aver parlato ieri della mia posizione per quanto riguarda Pioli, oggi parliamo di una cosa un po' collegata comunque, cioè la popolarità che il Milan inizia a avere non solamente in Italia ma anche all'estero, ma soprattutto l'entusiasmo dei tifosi. Infatti la Gazzetta oggi ci fornisce alcuni dati. Sul portale together.acmilan.com, che è un portale che Milan utilizza per concorsi organizzati appunto dal club e dai suoi partner, con omaggi e premi per chi partecipa, lo scorso anno in tutta la stagione, di fronte a 12, 12, due attività e 12 comunque, come si può dire, 12 concorsi, hanno avuto un riscontro di 308.000 persone. Quest'anno, dal 1 luglio, quindi praticamente in 40 giorni circa, con solo due attività, che è Win the Shirt e Wallpaper Download, ha avuto già 116.000 partecipazioni. Quindi ha avuto praticamente in 40 giorni il 38% del totale, che è un numero enorme, soprattutto raffrontandolo poi eventualmente a un'intera stagione. Logicamente di questo ben 21.000 riguardavano Pulisic, quindi cercare di vincere la maglia di Pulisic. Quindi questo conferma la grande popolarità che Pulisic ha avuto come acquisto, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo. Infatti sono stati molti anche altri paesi a livello europeo e non che tifosi che hanno partecipato a questi concorsi. Quindi sicuramente si vede una, come si può dire, una positività che un po' contrasta con quello che invece stiamo leggendo in questi giorni sui social. Allo stesso tempo, sempre parlando di Milan, sempre sulla Gazzetta oggi ci sono delle interviste a degli ex giocatori rossoneri, praticamente, per analizzare quello che è stato il mercato, quello che ritengono sarà la stagione. Praticamente la totalità di coloro che sono espressi, io adesso lascio salto i vari Tognazzi, Boldi, Cracco, Basso, eccetera,
ma parlo di persone, di calciatori, di tecnici, parlano, diciamo, del Milan come, il Milan come regina degli acquisti, come quindi squadra che ha fatto degli ottimi acquisti e squadra che si propone per lottare per il campionato. Parlo di Stefano Eragno, di Nocerino, di Giovanni Galli, di Evani, di Stroppa, di Altafini, di Tassotti e di Filippo Galli. Questi erano quelli, diciamo, elencati. Tutti quindi con un segnale positivo verso la società e verso i giocatori che sono arrivati. Poi logicamente da qui alla vincita di campionato ce ne vuole, perché comunque andranno amalgamati, bisogna trovare delle intese, bisognerà cercare di posizionare nei punti giusti, questo ci penserà logicamente Pioli. So che per alcuni di voi Pioli è un fumo negli occhi, però questo è l'allenatore, quindi questo bisogna sostenere. Sempre che non pensiate che per far dispetto a Pioli bisogna tifare contro il Milan e sperare che perde, io spero appunto per voi di no. Quindi diciamo che c'è una positività anche dagli addetti al settore che conferma quello comunque diciamo ha portato una ventata nuova nella squadra, a una rivoluzione, perché comunque è stato cambiato completamente il centrocampo, la zona di destra, è stata presa una seconda punta, tutte operazioni che sono state possibile grazie alla vendita di Tonali, logicamente più 45-50 milioni messi da Red Bull. E adesso cosa succede? Adesso succede che, innanzitutto, De Ketelaere, notizie di stamani, sembra che si stiano riavvicinando con l'Atalanta, quindi stiano in trattativa. La situazione sicuramente è più positiva rispetto a ieri, quindi secondo me si sta andando verso una chiusura. Soprattutto perché le commissioni sparate dagli agenti di De Ketelaere e lo stipendio stesso di De Ketelaere richiesto, se fosse confermato, era un po' un'esosità eccessiva, sinceramente. E soprattutto non è il momento in cui il giocatore può permettersi di richiedere più di tanto. Per quanto riguarda poi Messias, come ho già detto anche nei titoli, Messias ormai è un giocatore del Genoa, oggi sarà la visita medica, quindi se non ci sarà niente di strano diventerà un giocatore del Genoa, il Milan incasserà 2 milioni e mezzo che servirà per non avere minusvalenze nella sua vendita. Un ringraziamento, ribadisco, a Junior Messia perché comunque è stato importante nel raggiungimento dello scudetto, è comunque sempre stato un impegno, è sempre stato un giocatore che ha messo l'anima quando è sceso in campo. Poi alcune volte ci è riuscito, alcune volte no, però comunque secondo me va ringraziato. Inoltre, altra notizia, Balotelli, quanto riguarda tutto sport, parla di un Balotelli che si sta avvicinando al Werder, anche perché il Werder sembrerebbe disposto a pagare i 4 milioni che il Milan chiede. Quindi anche questo, quindi una notizia che porterebbe a vendere altri due, o quantomeno a cedere altri due giocatori che attualmente sono in eccesso. Vi ricordo anche che la partita con il Novara, perché l'amichevole il Novara che dovrebbe essere il 13 se non sbaglio d'agosto, con il 14 poi un'altra amichevole con una squadra tunisina, quella del Novara dovrebbe essere, sarà trasmessa da Sky, da DAZN, quindi sarà possibile vederla, alle ore 11 dovrebbe essere il calcio d'inizio, quindi volendo si potrà vedere alla televisione. Altre cose che volevo dire, per quanto riguarda poi commenti si vedono in giro, esempio l'inserimento di alcuni giocatori della primavera, non dico in pianta stabile, ma comunque già con una certa frequenza di inserimento, ad esempio Simic e Bartesacchi, sono giocatori che hanno fatto bene nella trasferta americana e sono stati riproposti adesso, ad esempio, contro nell'incontro contro il Trento. Non si sa se questi due giocatori rimarranno nella rosa oppure ritorneranno nella primavera. Sono giocatori che però hanno fatto vedere delle cose discrete, anche se secondo me ancora devono crescere molto per poter far parte della rosa del Milan. Questo mi piacerebbe appunto discutere un po' con voi, semmai in uno dei prossimi video che faremo, la diretta anche ad esempio di domani. Vi ricordo domani alle 14 diretta lunga, quindi XL, dalle 14.30 alle 15.30 almeno, quindi la diretta del sabato, quindi non mancate, e poi probabilmente ci sarà anche una domenicale, quindi ritorneremo alla modalità live, quindi mi raccomando 14.30 iscrivetevelo sull'agenda.
perché comunque ecco, il giocatore che esce la primavera, secondo me, non è pronto per essere inglobato nella rosa, cioè non è un giocatore su cui si può fare affidamento per farlo giocare o in campionato oppure nel Champions, meno che mai. Forse qualcosa in Coppa Italia, facendo attenzione però a centellinarne la presenza, perché già mettere due o tre elementi della primavera si potrebbe alterare poi l'equilibrio, che poi appunto, porterebbe a dei risultati negativi. Quindi qualcosina di buono c'è, sì, mi è piaciuto. Baltezaki quando è entrato, mi sembra contro la Juventus, mi sembra contro Barcellona, se non mi ricordo più, mi ha fatto una discreta impressione, un po' meno invece quando è entrato contro il Monza, però ecco, devono crescere ancora tanto. Non è più il tempo che chi usciva dalle giovanili era già pronto, per questo ci vorrebbe una Milan Under 23, come mai c'è la Juventus, come quest'anno partirà l'Atalanta, per fare accumulare esperienza in campionati, fargli fare giocare un campionato vero, non quello primavera, ma un vero campionato, con squadre col coltello fra i denti, come può essere la Serie C, praticamente, e portare poi alla maturazione, che a quel punto il giocatore potrebbe essere pronto per entrare nella rosa, come è successo in alcuni casi con i giocatori giovani della Juventus dello scorso anno, che obbligato dalle assenze numerose per infortunio, Allegri ha deciso di puntare su Minetti, su Fagioli e su altri prospetti. Per oggi abbiamo finito, quindi vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rosso Nero TV, chi non l'ha ancora fatto, attivate la campanella, sostenete il canale se potete con donazioni e con abbonamenti, da 99 centesimi al mese in poi. Noi ci vediamo domani, mi raccomando, live alle 14:30, puntuali. Parleremo di Milan, parleremo di questa settimana un po' travagliata, parleremo di cosa ci aspettiamo per il futuro e parleremo di avere un po' di più di ottimismo, che questo serve sempre. Ciao a tutti, grazie alla vostra attenzione e forza Milan. Ciao.